Buongiorno da Montecitorio, in realtà sono due flash mob, quello che stiamo seguendo adesso è riferito a un'iniziativa che va avanti da mesi per togliere il vitalizio ai mafiosi. Con noi ci sono due esponenti, uno della società civile che è Piero Franzetti, che è stato il promotore di questa raccolta di firme su change.org per naturalmente cancellare questo vitalizio. In pochi secondi, cosa avete fatto e come vi siete organizzati? Noi abbiamo 10 giorni fa abbiamo chiesto la cancellazione del vitalizio anche alle persone e soprattutto che hanno reati riguardanti associazione mafiosa. In pochi giorni abbiamo raccolto 137.000 firme, sicuramente andiamo avanti e chiediamo allo Stato italiano che vengano sospesi definitivamente anche i vitalizi, soprattutto i vitalizi alle persone che hanno collaborato con un altro Stato, ovvero Cosa Nostra. Simbolico il fatto che proprio oggi, nel giorno del rientro in Italia di Marcello Dell'Utri, abbiate organizzato questo flash mob. Guardi, non c'era occasione migliore per sottolineare questa cosa. Il Movimento 5 Stelle ha dato, come dire, l'adesione a questa manifestazione. Con noi c'è Riccardo Nuti, grazie per aver accolto il nostro invito. Una manifestazione importante e una battaglia parlamentare che voi portate avanti da tempo. È una proposta di buonsenso che purtroppo è stata bocciata al Senato, è stata bocciata in Sicilia e ovviamente ieri alla Camera non è stata votata. Mi spiace perché probabilmente è una delle proposte che i cittadini sentono maggiormente in questo momento. La petizione è lì per chiunque la può firmare, qualunque soggetto politico e qualunque cittadino. Speriamo che ora, con la proposta che stiamo facendo al Senato e nel decreto IRPEF, il PD e la maggioranza accettino questa proposta del Movimento 5 Stelle anziché dire sempre no. Grazie a Riccardo Nuti e grazie agli organizzatori di questa manifestazione. Vi ricordo che